Ciao ragazzi, buona giornata. Qualche giorno fa abbiamo fatto insieme una tecnica in cui abbiamo scaldato le mani, le abbiamo posizionate intorno ai nostri occhi, alle nostre orecchie. Bene, oggi ascoltiamo. Vi leggo un brano di Lino Stencic, il cui titolo è Masticare può salvare la vita. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, mio padre, Antonio Stencic, fu fatto prigioniero in Grecia dai tedeschi e mandato in Germania in un campo di concentramento. Il lager era collegato ad una fabbrica dove tutti i prigionieri erano obbligati a lavorare molto duramente. D'inverno faceva molto freddo, le baracche erano poco riscaldate, l'abbigliamento inadeguato ed il cibo insufficiente. Mio padre mi disse: avevo quasi sempre freddo ed ero costantemente affamato. Al mattino mio padre riceveva una tazza di caffè di cicoria ed una fetta di pane. A pranzo e cena gli veniva data una tazza di zuppa in cui c'erano patate e qualche altra verdura, oltre a ceci, fagioli e saltuariamente un po' di carne. Non passava giorno che qualcuno morisse di fame. Durante i freddi mesi invernali, molti altri morivano di assideramento. La vita nel campo era una costante lotta per la sopravvivenza. Fu allora che mio padre fece una scoperta che gli avrebbe salvato la vita. Quando aveva sete, istintivamente tratteneva l'acqua fredda in bocca e la masticava per intiepidirla prima di deglutirla. Normalmente masticava l'acqua 10 o 15 volte. Un giorno che l'acqua era particolarmente fredda, la masticò 50 volte. Oltre a calmare la sete, l'acqua effettivamente sembrava dargli energia. Dapprima pensò che fosse solo la sua fantasia. Ma dopo ripetuti esperimenti, mio padre concluse che in effetti masticare l'acqua 50 volte o più gli forniva maggiore energia. Era perplesso. Come poteva della semplice acqua dargli energia? 40 anni più tardi questo mistero venne chiarito. Mio padre cominciò un esperimento, allora, in quel tempo. All'inizio masticava ogni boccone di cibo solo 50 volte, poi provò 75, poi 100 e 150, a volte anche più. Egli mi disse che il numero magico di masticazione era 150. Dopodiché poteva proseguire quasi all'infinito con un continuo aumento di energia. Spesso c'era poco tempo per masticare. Il pasto del mattino durava una mezz'ora, il pranzo un'ora, mentre il tempo per la cena durava quanto voleva. La tecnica che mio padre aveva sviluppato era semplice: mettere un cucchiaio di liquido o di cibo solido in bocca e masticare, contando ogni masticazione. Egli condivise la sua scoperta con i suoi amici, la maggior parte dei quali gli disse: "Via Tony, tutto ciò è solo nella tua testa". I suoi amici pensavano che 10 o 20 volte fossero sufficienti, ma due di loro, soltanto due di loro, si unirono a mio padre nelle sue sedute di masticazione e confrontandosi rispettivamente le proprie esperienze. Tutti conclusero che questa tecnica dava loro più energia, si sentivano meno affamati e perfino più caldi. Soltanto masticando tante volte. Dopo 2 anni di campo di concentramento, nel 1945, i prigionieri vennero liberati dall'esercito americano. Pochi mesi dopo, mio padre tornò a casa da noi, a Fiume, che prima della guerra era italiana. Ora, ed in seguito, risultò jugoslava. Era quello il momento in cui lo osservammo. Era pelle e ossa, ma era vivo.
Della sua squadra, formata da 32 persone, che fu catturata e mandata al campo di concentramento, sopravvissero soltanto 3 persone, mio padre e i suoi 2 amici, che praticarono la masticazione. L'anno seguente, durante un picnic con la famiglia, mio padre mi raccontò questa sua esperienza. Egli attribuì totalmente la sua sopravvivenza alla masticazione e concluse la sua storia dicendomi: «Se mai ti succedesse di sentirti debole, raffreddato o malato, mastica ogni boccone 150 volte o più». Questo articolo è apparso sulla rivista La Sana Gola del 16 luglio dell'anno 98. Grazie per il vostro tempo che, come sempre, mi dedicate e per l'ascolto. Buona giornata a voi. Grazie.